Giunta Valenti bis operativa dalla tarda mattinata di oggi, in corso il giuramento dei nuovi assessori e la distribuzione loro delle deleghe. Sindaco che stamattina era stata impegnata in una riunione dell'Assemblea Territoriale Idrica. Quello che non si capisce è perché il sindaco non abbia avuto il coraggio di dichiarare che i precedenti assessori erano da bocciare. Così al nostro telegiornale il consigliere comunale di centrodestra Giuseppe Milioti, che attacca l'amministrazione. Prosegue l'inchiesta della Procura di Sciacca sull'incendio che 3 notti fa ha interessato la discarica di Contrada Saraceno Sarinella. Attenzione alta da parte di inquirenti e investigatori su un episodio tutt'altro che trascurato. Ma intanto si guarda al futuro dopo che la SRR ha presentato alla Regione il progetto da 18 milioni per l'ampliamento della discarica. Al nostro TG il commento del presidente della società di regolamentazione rifiuti Greco Lucchina. Iniziata nel peggiore dei modi la stagione dei temporali, disagi a Castelvetrano dove ieri una violenta bomba d'acqua ha colpito il territorio. A Sciacca problemi soprattutto per i fulmini che hanno provocato diversi blackout. Le ex province non hanno soldi e ora rischiano di fallire, chiedono alla Regione di disporre nuovi finanziamenti per evitare il baratro. Parla al nostro telegiornale il commissario straordinario del Libero Consorzio di Agrigento, Alberto Di Pisa. Benvenuti al nostro telegiornale. In apertura alla politica, è stata effettuata nell'ora di pranzo la distribuzione delle deleghe ai nuovi assessori della Giunta Valenti, insieme al giuramento delle persone nominate dal sindaco di Sciacca, che ricordiamo sono Carmelo Brunetto, Fabio Leonte, Gisella Mondino, Calogero Segreto e Mario Tulone. Una nomina che è slittata perché stamattina Francesca Valenti è stata impegnata per una nuova riunione dell'Assemblea Territoriale Idrica, di cui, come si sa, il sindaco è il presidente. E andiamo nel dettaglio delle deleghe, ascoltiamo lo stesso sindaco Francesca Valenti. Carmelo Brunetto, una delega pesante, però è molto motivato e quindi farà sicuramente il meglio. Gestione rifiuti, le attività produttive, pesca e marineria, agricoltura e zootecnia, verde pubblico, servizi a rete, affari legali, rapporti con il Consiglio Comunale. L'assessore Fabio Michele Leonte, risorse umane, urbanistica ed edilizia, servizi demografici, Polizia Municipale Annona, commercio, fiere e mercati, tributi. Gisella Mondino, scuola, famiglia e politiche sociali, politiche giovanili, politiche per la casa, cultura, musei e biblioteche, attività istituzionali e salute. Assessore Calogero Segreto, lavori pubblici, infrastrutture e parcheggi, patrimonio e manutenzioni. Era scontato ma opportuno inserirlo. Il patrimonio ricomprende tutto, quindi i beni monumentali, tutto quanto. Edilizia scolastica, demanio, decore e arredo urbano. L'assessore Mario Tulone, turismo, spettacolo e tempo libero, sviluppo e recupero delle periferie, ambiente, tutela del suolo, delle coste, del mare e delle acque. Credo che sia la tua competenza specifica, quindi è giusto comunque inserirla. Protezione civile, diritti degli animali, mobilità, viabilità e trasporti, politiche del lavoro e dell'occupazione, sistemi informativi e innovazione. Iniziamo da quello che è rimasto a me, nel senso che non è rimasto attribuito. Ho lasciato il termalismo proprio perché il termalismo in questo momento coinvolge tutti quanti, ho sempre detto che coinvolge la città. È stata aggiunta una nuova voce, legalità e trasparenza. Vi rimandiamo naturalmente all'edizione serale del nostro telegiornale per un servizio più completo che riguarda appunto la distribuzione delle deleghe assessoriali da parte del sindaco.
Il sindaco Valenti ammette che i precedenti assessori sono stati da lei bocciati, così oggi Giuseppe Milioti, consigliere comunale di centrodestra, che commenta i recenti fatti politici in seno alla maggioranza. I nuovi assessori non si illudano, non potremo certo dargli tempo prima di poterli giudicare, ma ascoltiamo Milioti in questa intervista. Consigliere Milioti, lei dice oggi il sindaco non ha il coraggio di dire che in realtà gli assessori sono stati da lei bocciati. Sì, proprio così. Dalle interviste che si sono succedute in questi giorni in cui lei ha dato seguito al suo azzeramento, ha sempre detto che le persone con cui lei lavorava erano delle persone capaci, erano delle persone che, con cui si poteva portare avanti un progetto. Da un altro lato dice cambia tutti gli assessori, quindi non capisco perché non ha il coraggio di dire che gli assessori con cui lavorava non erano buoni e li ha cambiati. Io penso che è solo una parola che va detta in questo caso. In questo caso va detto che l'assessore Mandracchia non andava bene, quindi lo ha bocciato, l'assessore Bellanca non andava bene, quindi va bocciato, ma è inutile che si lascia andare in giri di parole che non servono a nessuno e non servono soprattutto a capire qual è l'operazione che il sindaco ha voluto portare avanti con questo azzeramento. Cosa sospetta lei? Quale sia stata questa operazione? L'azzeramento stesso aveva un senso se il sindaco avesse contattato tutti i tecnici al di fuori della politica, ma se io sono sindaco e all'interno di un gruppo tolgo l'assessore Mandracchia per poi prendere dallo stesso gruppo l'assessore Leonte, per l'assessore Mandracchia è una bocciatura. Dico, aveva un senso se prendeva tutti i tecnici questo azzeramento, ma lei si è rivolta di nuovo alle forze politiche. Secondo me quello che va bocciato è il progetto politico di questo centro-sinistra, che dimostra che quando è al governo della città non sa governare. Però se avesse scelto tecnici magari lei oggi avrebbe detto che aveva tradito il mandato elettorale. Ma se un sindaco non è contento dell'assessore che ha portato avanti per 14 mesi, o mi rivolgo a tecnici, ma non posso rivolgermi di nuovo alla politica. Il sindaco ieri ha detto non ci sono più prove d'appello, evidentemente è consapevole del fatto che se fallisce questo progetto si va alle urne. Sì, anche su queste dichiarazioni fatte dal sindaco è come se avesse detto alla città che fino ad oggi abbiamo scherzato. Poi il sindaco parla di nuova squadra, adesso siamo una squadra, mentre prima non lo eravamo, quindi dichiara che apertamente che quello che io personalmente ho detto da 14 mesi risulta al vero. Di fatto, secondo me, io non voglio iniziare già subito a criticare le nuove scelte, perché sicuramente debbono lavorare. È chiaro che non si può più dare tempo solo perché sono dei nuovi assessori. Cambiamo argomento, non ci sarebbero persone indagate almeno al momento nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica sull'incendio di 3 notti fa alla discarica Saraceno Salinella, una vicenda su cui sono accesi i riflettori delle forze dell'ordine. Sentiamo. È nelle mani del sostituto procuratore della Repubblica di Sciacca, Michele Marrone, il fascicolo d'indagine aperto dopo il vasto incendio che 3 notti fa ha interessato la discarica di Saraceno Salinella. Al momento non ci sono persone scritte nel registro degli indagati, ma i carabinieri della compagnia di Sciacca, agli ordini del capitano Marco Ballan, hanno acquisito i filmati della videosorveglianza al servizio dell'impianto nel tentativo di poter risalire all'origine dell'episodio che ha costretto i vigili del fuoco a lavorare tutta la notte per riuscire a domare le fiamme. Sono stati necessari diversi camion di sabbia per spegnere gli ultimi focolai che tra i sovvalli resistevano all'acqua. È un'attenzione particolarmente intensa quella che inquirenti ed investigatori sembrano riservare ad un episodio che dunque non viene assolutamente trascurato, soprattutto perché è stato l'ultimo di una lunga serie che è andato a rinfoltire l'elenco di incendi che recentemente hanno riguardato il settore dei rifiuti, le fiamme allo stabilimento Bonosam, quelle che hanno riguardato la stessa isola ecologica dell'area portuale. La magistratura vuol vederci chiaro, non esclude alcuna ipotesi a partire dalla presunta matrice dolosa di questo incendio, non accantonando evidentemente nemmeno la possibilità che dietro questi fatti possa esserci un unico disegno criminoso.
Non escludere alcune ipotesi significa anche in ogni caso che le fiamme alla discarica possono anche essere scaturite naturalmente da una semplice imprudenza, visto che siamo in una fase dell'anno in cui gli stessi terreni agricoli circostanti alla discarica sono stati oggetto di bruciatura di ramaglie e potature. Un'imprudenza, sempre che questa sia la spiegazione, che potrebbe essere davvero costata cara. Si confida a questo punto che le immagini della videosorveglianza possano consentire di ristabilire i fatti. I carabinieri hanno acquisito i documenti, ma anche le dichiarazioni delle persone che hanno un ruolo nella gestione della discarica. Impianto che nel frattempo è stato rimesso in sicurezza. Le verifiche tecniche effettuate fino a stamattina hanno fornito esiti favorevoli. Discarica dunque di nuovo a disposizione, anche se, come è noto, funziona ancora a mezzo servizio. Intanto ci sono delle novità sulla discarica di Sciacca in relazione al progetto di ampliamento, ma soprattutto alla realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico. Un progetto da 18 milioni di euro che la SRR ha recentemente presentato alla Regione, che pare finalmente propensa ad investire sulla discarica pubblica, una delle poche in Sicilia, di Contrada Saraceno Salinella. Ne abbiamo parlato con il presidente della società di regolamentazione dei rifiuti, Enzo Greco Lucchina. Il progetto di ampliamento della discarica di Sciacca, rivisto e corretto rispetto a quello elaborato in passato, è stato presentato al Dipartimento regionale dei rifiuti. Lo conferma il nostro telegiornale il presidente della SRR, Enzo Greco Lucchina. 10 giorni fa è stato presentato e trasmesso al Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti. E devo dire che il progetto è stato intanto adeguato alla nuova normativa, è stato un po' ridimensionato rispetto al progetto originario, che costava 23 milioni, progetto, infatti l'attuale progetto è un progetto esecutivo, il precedente era un progetto definitivo, questo è un progetto esecutivo che potrebbe andare subito in gara. Dicevo, l'importo complessivo è di 18 milioni di euro, il progetto prevede non solo la discarica, è l'impianto di trattamento meccanico biologico che non è stato mai presente, che non è presente. All'impianto di trattamento è annessa una discarica di 500.000 metri cubi, ma la cosa importante è l'impianto di trattamento, perché senza quell'impianto le discariche non possono funzionare, non possono accogliere i rifiuti. In una prima fase sarebbe realizzata una vasca di sole 160 metri cubi, che darebbe al lato di Sciacca, Agrigento Ovest, una autonomia di circa 5 anni, quindi in questi 5 anni, man mano che la discarica va a riempirsi, si potrebbe realizzare, si potrebbe ampliare e realizzare la parte rimanente fino ad arrivare ai 500.000 metri cubi. Che tipo di... Adesso la parola passa alla Regione, sì. Sarà la Regione che dovrà effettuare questo investimento, quale impressione ha? Come ho detto sempre, noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo presentato un progetto esecutivo, adesso la Regione deve valutare e quindi finanziare l'intervento. Devo dire che quando abbiamo presentato il progetto abbiamo avuto un'impressione buona, il progetto è stato valutato positivamente, soprattutto perché è ubicato in una zona, che è la zona di Sciacca, è la zona dove è concentrata la maggior parte della popolazione del lato e dove quindi si producono i rifiuti. Questo riduce il trasporto dei rifiuti, l'impatto che ha il trasporto. Poi nella zona in cui è ubicata, siccome va oltre la capacità che necessita al nostro lato, potrebbe anche servire le zone limitrofe del lato di Trapani e quelle dell'altro lato di Agrigento. Che tempi si possono prevedere, Presidente, per arrivare a raggiungere questo che sarebbe un grande obiettivo? Guardi, dipende tutto dalla politica, se decidono di finanziare, dipende dal finanziamento dell'opera. Dopo il finanziamento dell'opera è necessario fare la gara, i lavori, penso che in un anno e mezzo dopo il finanziamento l'opera potrebbe essere realizzata e potrebbe essere funzionante.
È iniziata la stagione dei temporali, una violenta bomba d'acqua ha colpito ieri pomeriggio la città di Castelvetrano, dove si sono verificati diversi disagi alla circolazione. A Sciacca invece, probabilmente a causa dei tanti fulmini, sono rimaste al buio per diverse ore la via Licata e annesse traverse e parte del quartiere di San Michele. Vediamo. Tra l'Agrigentino e il Trapanese sembra che sia stata la città di Castelvetrano la più colpita dalla bomba d'acqua che ieri nel primo pomeriggio ha destato preoccupazione per l'intensità della pioggia e per i numerosi fulmini. Come testimonia il video diffuso dal sito di informazione Castelvetrano News, queste le condizioni in cui ieri versava la via dei Templi all'ingresso della città. Traffico in tilt soprattutto alla rotonda di via Selinunte. Registrati anche diversi incidenti. Nessuna grave conseguenza comunque né a Castelvetrano né nelle città vicine. A Sciacca, a parte qualche arteria invasa dal fango come ormai da copione e qualche tombino saltato, l'unico vero disagio è stato quello vissuto da residenti e commercianti della via Licata e delle strade limitrofe, come la via San Cataldo e la via Molinari, rimaste al buio per diverse ore. Probabilmente a causa di un fulmine gli operai dell'Enel sono dovuti intervenire per sistemare un guasto alla cabina della luce. Commercianti impossibilitati a poter svolgere la propria attività fino al tardo pomeriggio, intorno alle 18:30, quando il guasto è stato risolto. Disagi anche nella zona Sant'Agostino e in parte del quartiere di San Michele, precisamente nella zona Loreto. Pare infatti che anche qui sia stata colpita da un fulmine la cabina nei pressi delle mura di Vega. Per non lasciare al buio i residenti per troppo tempo, gli addetti dell'Enel attraverso dei cavi esterni hanno alimentato la cabina non funzionante dalla cabina più vicina nei pressi dei locali della Badia Grande. Ad essere stato interessato da un guasto anche un cavo sotterraneo, forse a causa di alcune infiltrazioni di acqua poiché il manto stradale era danneggiato, forse perché il fulmine che ha colpito la cabina si sia propagato fino a quel condotto. Fatto sta che attraverso delle sonde gli operai hanno trovato il punto esatto in cui intervenire e hanno dovuto effettuare uno scavo per procedere alla sua sostituzione. Un lungo lavoro prima che durante la notte tornasse a piovere e abbondanti piogge sono previste anche per la giornata di domani. Rischiano il fallimento i liberi consorzi di comuni siciliani. A lanciare l'allarme sono gli stessi commissari delle ex province che in una nota indirizzata al governo regionale hanno dichiarato di non poter fare i bilanci e di essere pronti a dichiarare il fallimento. Sentiamo il servizio. È un disperato grido d'allarme quello lanciato dai commissari dei liberi consorsi siciliani, un allarme contenuto in un documento ufficiale firmato da tutti i commissari di ex province e città metropolitane e trasmesso al governo regionale. Non possiamo approvare il bilancio 2018, siamo pronti a dichiarare il fallimento. Questo è in sintesi il contenuto della nota trasmessa alla regione. I soldi promessi dalla regione infatti e destinati ai liberi consorsi sono serviti soltanto per pagare il balzello che il governo nazionale impone per ripianare i bilanci. Lo scorso anno il contributo che le ex province hanno versato allo Stato ha sfiorato i 270 milioni di euro, mentre la Regione ha stanziato per tutti i liberi consorsi solo 112 milioni di euro. Per l'anno in corso il contributo della Regione è sceso, mentre il contributo da versare allo Stato è rimasto invariato. Ne consegue l'impossibilità di predisporre qualsiasi proposta di bilancio, il cui termine per l'approvazione scade a fine ottobre. E con il commissario del Libero Consorzio di Agrigento, l'ex magistrato Alberto Di Pisa, anche lui firmatario del documento trasmesso alla Regione, che abbiamo fatto il punto della situazione riguardante l'ex provincia agrigentina. Come gli altri liberi consorzi, indubbiamente c'è una situazione critica, e il fatto che non è impossibile fare il bilancio. Ma perché non è possibile? Perché i trasferimenti previsti per legge dalla Regione non sono sufficienti a coprire le spese. La Regione ci ha stanziato 100 milioni, ma per tutte le province. A noi sono arrivati 10 milioni ed 800 mila euro, che però, ripeto, non sono sufficienti a coprire le spese e quindi i finanziamenti già assegnati non possono essere spesi non avendo noi il bilancio e quindi non possono essere avviate le procedure per le gare di appalto e per tutto il resto. Questa è la situazione.
Ma c'è di più: in assenza di bilancio le ex province non potranno garantire gli stipendi ai dipendenti e i pagamenti ai fornitori, così come non potranno neanche incassare le somme che lo Stato ha stanziato per investimenti su strade e scuole. Da questo punto di vista però pare che la situazione del Libero Consorzio di Agrigento sia diversa da quella di altre ex province. Non siamo a rischio default, dichiara Di Pisa. Nel caso nostro penso di no, perché insomma non c'è una situazione tale che da arrivare a questo punto, però indubbiamente c'è una situazione di criticità cui occorrerebbero almeno altri 10 milioni 800 mila euro per poter fare il bilancio e quindi utilizzare tutti questi finanziamenti già assegnati, avviando le procedure per le gare di appalto e quindi spenderli per fare fronte alle esigenze, ai compiti che sono propri delle province, in materia di strade, di scuole, eccetera. Le altre province non lo so, qui il problema di default non credo che ce ne sia, insomma, assolutamente. Poi la nostra situazione non è così critica come quella di altre province che non possono nemmeno pagare gli stipendi dei dipendenti, cosa che è un problema che da noi non esiste, insomma, non c'è. Futuro e destino, quello dei liberi consorzi, che resta ancora incerto a 6 anni dall'avvio della riforma. Si sarebbe dovuto andare a votazione entro ottobre-novembre 2000 di quest'anno, con l'elezione di secondo grado, cioè il presidente della provincia sarebbe stato eletto tra i sindaci, uno dei sindaci della provincia. A quanto pare, così, ma da voci che mi arrivano, sembra che invece si voglia abolire a livello nazionale la legge del Rio, quindi passare nuovamente all'elezione diretta e quindi di fatto ricostituire le province come erano prima. Insomma. Però, ripeto, allo Stato non si hanno notizie precise, di elezioni non se ne parla, almeno fino ad ora non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione da parte della Regione e quindi staremo a vedere come si metteranno le cose. Insomma. Passo in avanti verso il miglioramento delle condizioni della viabilità interna in provincia di Agrigento. È stato aggiudicato all'ATI RTI di Agrigento l'appalto per i lavori di manutenzione straordinaria della rete secondaria per una maggiore accessibilità alle aree interne e una sua messa in sicurezza. Comparto di Cammarata, Santo Stefano di Quisquina, Bivona, Alessandria della Rocca, Cianciana e Cattolica Eraclea. Un appalto da 2 milioni di euro per un progetto elaborato dai tecnici del settore infrastrutture stradali del Libero Consorzio. Cambio di guardia alla Capitaneria di Porto di Sciacca. Si svolgerà domani mattina alle ore 11 presso l'Ipsia di Corso Miraglia la cerimonia per il passaggio di consegne tra il comandante uscente Sebastiano Sgroi e il nuovo comandante Giuseppe Claudio Giannone. Durante la cerimonia il presidente dell'associazione Orazio Capurro Amore per la Vita Onlus consegnerà un moderno defibrillatore al nuovo comandante di Sciacca. Si tratta di un dispositivo salvavita che potrà essere utilizzato dagli uomini del Circomare durante le attività di soccorso e salvataggio in mare e nelle zone di loro competenza. Sarà tenuto a bordo delle motovedette e degli altri mezzi utilizzati. Agricoltori di Sciacca e del comprensorio sul piede di guerra, il consorzio di bonifica chiede il pagamento dei canoni irrigui dal 2013 al 2018. Per gli anni pregressi si rischiano stangate tra cartelle esattoriali e sanzioni. Il sindaco deve immediatamente intervenire e farsi da intermediario, afferma ai nostri microfoni il consigliere Silvio Caracappa. Il problema deve essere risolto a Palermo dalla Regione. Il rischio è quello che molte aziende già in crisi siano messe in ulteriore difficoltà. Sentiamo il servizio. Da una parte le richieste di pagamenti di canoni irrigui relativi agli anni precedenti, dall'altra gli aumenti riguardanti i canoni attuali. Questa è la manovra portata avanti dai vertici del consorzio di bonifica AG3, che rischia di mettere in serie difficoltà il futuro economico ed occupazionale di molte aziende di Sciacca e del territorio limitrofo. A segnalarlo il consigliere comunale Silvio Caracappa, che chiede all'amministrazione
e in particolar modo al sindaco, di intervenire, di coinvolgere la deputazione agrigentina e di recarsi a Palermo alla regione per cercare di bloccare questa situazione e sostenere la protesta degli agricoltori. La questione è che rimangono ancora disattesi alcuni anni. Ci sono delle annualità pregresse, precisamente il 2013, il 2015, il 2017, il 2018, che ancora non hanno una risposta. Cioè, agli agricoltori sono state date tante promesse, ma in realtà la cifra precisa sulla somma da pagare non è mai arrivata. Perché non è mai arrivata? Perché al tempo ci fu un impegno della Regione che si diceva doveva intervenire economicamente con delle manovre di bilancio rispetto alla questione, una somma proprio data dalla Regione, versata dalla Regione, che doveva poi alla fine essere una sorta di liberazione per quanto riguarda gli agricoltori, in quanto non dovevano più pagare le somme che ricevevano a casa. Purtroppo queste alla fine si sono rivelate solo delle promesse. Qual è lo stato attuale? Lo stato attuale è che gli agricoltori rischiano di ricevere a casa delle cartelle esattoriali con delle somme esorbitanti, perché capisce che significa ricevere a casa una cartella del 2013. E non è più legata al solo canone, ma poi ci saranno delle sanzioni, degli interessi, e quindi questa è una manovra molto pesante. Manovra pesante peraltro che viene in un momento in cui il settore agricolo sappiamo tutti in che condizioni versa. E allora qual è, secondo me, al di là della raccolta di firme, che ripeto condivido, anzi io voglio invitare tutti gli agricoltori, tutti i coltivatori diretti a firmare questo documento portato avanti da alcuni amici della nostra città, ma non dobbiamo fermarci solamente lì, perché poi occorre un intervento forte da parte delle istituzioni comunali, e lì chiedo un intervento forte del sindaco, che ad oggi non c'è più Paolo Mandracchia, che era assessore all'agricoltura, ma io mi auguro che al più presto la questione venga cavalcata dal sindaco stesso della nostra città, unitamente anche ad altri sindaci del comprensorio, perché per esempio è interessata anche Ribera, sono interessati anche altri comuni, e dopodiché noi dobbiamo essere ricevuti urgentemente a Palermo, perché la questione, è inutile che ci prendiamo in giro, sta a Palermo, dove l'assessore all'agricoltura ci deve dire quale deve essere il percorso da seguire per definire definitivamente la questione, perché altrimenti noi il prossimo anno ci troveremo di nuovo qui a parlare di canoni precedenti. Quindi il tutto va portato a Palermo, occorrono delle risposte concrete, ed io chiedo un intervento forte anche della deputazione regionale, dei deputati del territorio, che devono assolutamente fare squadra rispetto a un tema ritengo molto importante. Il TAR di Palermo ferma la caccia in Sicilia, accolto il ricorso delle associazioni ambientaliste e animaliste. Fino al 1° ottobre è vietata la caccia di tutte le specie, stop definitivo invece per la caccia al coniglio, la più diffusa. Ed ancora dichiarata illegittima la prosecuzione dell'attività venatoria nel mese di febbraio del 2019. Le associazioni chiedono adesso un'immediata esecuzione della decisione del TAR. Sentiamo. Il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, accogliendo il ricorso presentato da alcune associazioni ambientaliste ed animaliste, ha fermato la caccia in Sicilia e le doppiette entrate in azione 3 settimane fa dovranno fermarsi almeno fino al 1° ottobre. Stop dunque al calendario venatorio 2018-2019 emanato nello scorso mese di agosto dall'assessore regionale all'agricoltura Edi Bandiera, in contrasto con il parere dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e contro il quale avevano presentato ricorso Lega Ambiente Sicilia, WWF e LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli. In particolare i giudici amministrativi hanno dichiarato illegittima la preapertura della stagione venatoria stabilita dalla Regione per l'1 settembre scorso, con conseguente chiusura il 1 ottobre per uccelli e piccola selvaggina, così come hanno dichiarato illegittima la prosecuzione dell'attività venatoria nel mese di febbraio 2019. Disposta inoltre la chiusura della caccia al coniglio, la più diffusa, per l'intera stagione, e viene confermato il valore del parere dell'ISPRA disatteso dalla Regione. La novità più importante è proprio la chiusura definitiva della caccia al coniglio. Il TAR di Palermo inoltre ha anche evidenziato la mancanza di dati scientifici aggiornati, in base ai quali la Regione avrebbe dovuto disciplinare la caccia in Sicilia. Esultano le associazioni animaliste
giuriste ambientaliste che avevano presentato il ricorso e che adesso chiedono l'immediata esecuzione della decisione del TAR per evitare ulteriori e irreparabili danni al patrimonio faunistico e l'emanazione di immediate disposizioni ai corpi di polizia e vigilanza per il rispetto dei nuovi divieti. Auspicano Legambiente, Lipu e WWF che il governo regionale cambi atteggiamento e lavori insieme alle associazioni per assicurare una corretta gestione della fauna. E adesso i consigli della Mondadori. Nel 1966 un giovanissimo Tiziano Terzani ha già messo le prime basi della sua eccezionale avventura di giornalista e viaggiatore. Un lavoro per l'Olivetti che gli permette di girare il mondo e gli dà la possibilità di scrivere i primi articoli per l'Astrolabio, settimanale della sinistra indipendente. Inquieto per temperamento, Terzani vuole però realizzare il suo sogno di ragazzo e fare il reporter a tempo pieno. Così, l'anno successivo, coglie al volo l'occasione di una borsa di studio per un master alla Columbia University. Si dimette dall'Olivetti e si imbarca a Genova per scoprire gli Stati Uniti e poterli finalmente raccontare. Saranno due anni molto intensi, vissuti prima a New York, poi in California. Come racconterà in seguito nella fine è il mio inizio, quando partì per l'America, Parri mi disse «Ti prego, scrivi, ne sarò felicissimo». E io per due anni, ogni settimana, ho scritto sull'America, sulle elezioni, sui negri, sulla protesta contro la guerra in Vietnam, la marcia su Washington e gli assassini di Robert Kennedy e Martin Luther King. Proprio questi sorprendenti reportage inediti, corredati di fotografie dell'archivio familiare, vengono qui raccolti da Allen Loreti. Sono cronache da un mondo in rivolta, in cui Terzani dà prova per la prima volta del suo straordinario istinto di grande reporter, che gli permette di individuare e di raccontare gli eventi più importanti ed emozionanti della storia. In America, cronache di un mondo in rivolta, di Tiziano Terzani, edito Longanesi. Si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale, la cui apertura è stata dedicata alla nuova distribuzione, alla nomina dei nuovi assessori e alla distribuzione delle deleghe. Vi aggiorniamo alle prossime edizioni. Buon pomeriggio.